Buongiorno cari amici, buona giornata. Iniziamo la nostra trafila con la top 10 dell'ultimo episodio di Rudy, lunedì 23 marzo, al via. E allora, troviamo subito alla posizione numero 10 il match Super Squash di Aleister Black contro, credo sia stato un atleta, diciamo, del college, università. Qui la regia inquadra il solito atteggiamento di Aleister Black, prima di attesa e poi di risposta con la Black Mass, che chiude la sfida. E ora lo va a schienare 1, 2 e 3. Ricordando che Aleister Black sfiderà Bobby Lashley in quel di WrestleMania. Ora invece alla numero 9 troviamo The Queen Charlotte, che ovviamente manda avanti la sua rivalità con Rhea Ripley per il massimo titolo femminile di NXT. Ovviamente in una rivalità non si può che non diciamo, opporsi al suo avversario o alla sua avversaria. Numero 8, ecco qui la sfida Andrade e Garza ah sì, Ricochet, Cedric Alexander, ma qui vediamo un momento concitato di rissa tra gli Street Profits e Garza e Andrade, che si affronteranno allo showcase degli immortali. Numero 7, la sfida degli Street Profits contro gli atleti di NXT United Kingdom. E ora qui Dawkins volo, suo solito volo. E poi conteggio vincente 1, 2, 3 e vittoria in cassa. Al numero 6 invece troviamo Paul Heyman e Brock Lesnar. Sicuramente è stato molto strano vedere Lesnar al Performance Center così, diciamo, senza la risposta del pubblico, che in certi casi magari è stata positiva, in altri meno. Comunque sta di fatto che Paul Heyman, insomma, è un personaggio abbastanza iconico da sempre. Sin dagli anni 90, prima anni 2000. Al numero 5 invece troviamo l'annuncio del Boneyard match di AJ Styles contro il becchino di Undertaker a WrestleMania, che ripeto, già inizieranno le registrazioni dello showcase degli immortali quest'oggi e proseguiranno domani, ma è stato assicurato che non ci saranno notizie, spoiler, anticipazioni di fuga, perché, come dire, se no tutti quanti ci roviniamo la sorpresa. Dovremmo un po' pazientare. Comunque è stato un certo effetto rivedere Undertaker allo stile American Badass settimana scorsa. E poi quello che ha fatto più impreziosire l'annuncio di AJ Styles è quello che sarà un match molto speciale, che non si conoscono le regole. Al numero 4 invece troviamo Shayna Baszler, intervistata da Charlie Caruso al centro del ring,
con luci soffuse. E mentre Charlie Caruso intervistava Shayna Baszler, arrivava The Man, Becky Lynch con una sedia a trafiggere la regina di picche che ha governato in lungo e largo ad NXT con la cintura femminile. Ora invece ci ripropone alla posizione successiva di nuovo la sfida tra Ricochet e Cedric Alexander contro Garza e Andrade. Qui i momenti finali con la vittoria di Andrade e Angel Garza. Numero 2, il segmento invece di Seth Rollins ad andare a mettere ancora una volta, ad accendere ancora una volta la miccia contro Mr. KO Kevin Owens. Seth Rollins che, come anche Kevin Owens, hanno un repertorio in generale sia al microfono che sul ring abbastanza importante, quindi che non va assolutamente sottovalutato. Quindi sicuramente dovrebbe uscire un grandissimo match, quello tra l'architetto del ring e potremmo dire il discepolo di Stone Cold Steve Austin, visto che Kevin Owens sta usando sotto anche l'egida conferma di Steve Austin la Stunner, che è una mossa abbastanza spettacolare. Ora quindi ci avvieremo verso la posizione numero 1, ecco qui, dove non potevamo che trovare Randy Orton. Qui la regia ci ripropone una foto storica tra lui e suo padre, Cowboy Bob Orton. Randy Orton, come anche le scorse settimane, un mese fa, non le ha mandate a dire ad Edge. Ricordo che lo stesso Predatore Supremo colpì la moglie di Edge, Beth Phoenix, con la RKO, anche se poi Edge si è vendicato di questo, colpendo lo stesso Randy Orton con la sua mossa finale con la RKO. E qui in pratica Orton nel segmento aveva detto: caro Edge, io accetto la tua sfida, ci vediamo a WrestleMania. Bene, cari amici, per questa top 10 dirò è tutto. Oggi anche appuntamenti con altre live dirette, quindi non perdetevi gli altri appuntamenti. Ciao a tutti, ciao!